strade rurali, strade che una volta attraversavano le nostre terre, terre coltivate. Oggi sono diventate delle strade urbanizzate, strade che vengono attraversate da centinaia di auto, di autotreni e quant'altro. Siamo veramente sbalorditi dalla poca attenzione che si presta a queste strade, che sono attraversate, ripeto, da centinaia e centinaia di auto, camion e quant'altro, e anche con una velocità alquanto discreta. Si presti una maggiore attenzione. Perché questa maggiore attenzione? Mancanza di segnaletica. Non c'è segnaletica. Mancanza di attenzione anche da parte della polizia urbana. Ogni tanto si potrebbe venire a fare una passeggiata per evitare che autotreni, camion, auto, furgoni sprecino a grande velocità. Credo che sia un dato abbastanza oggettivo e diffuso che la città è in uno stato di abbandono, che purtroppo non viene tenuta in modo decoroso come meriterebbe, e che c'è una situazione anche di invivibilità dovuta a varie criticità, come si è detto. In particolar modo anche il motivo per cui sono qui è quello della viabilità, che incide negativamente nella complessità della comunità, ma anche in alcune aree specifiche. Io mi faccio ancora portavoce di una difficoltà vissuta da tanti nostri concittadini nell'area cosiddetta di periferia, e nella fattispecie nella zona tra l'uscita della 30 e l'agglomerato urbano, via Zeccagnuolo, via Migliaro, via Corallo, via Mangioni. Sono strade altamente a rischio, perché rispetto ad anni fa, oggi c'è una mobilità che è cresciuta anche su mezzi pesanti, basti guardare all'incremento che hanno avuto le aziende di trasporto. E noi fortunatamente in città ne abbiamo diverse, ben venga lo sviluppo, ma ben venga anche la prudenza e l'attenzione verso la sicurezza dei nostri concittadini. In queste strade tempo fa furono fatti degli interventi con condiviso entusiasmo anche da parte mia, o meglio furono annunciati dal Presidente della Provincia e dell'attuale Sindaco di Pagani. Io non ho capito se i lavori sono già iniziati o già finiti. Ritengo entrambi uomini d'onore, e avevo segnalato ad entrambi di fare un intervento massivo di segnaletica rafforzata, perché in quella zona c'è veramente un rischio quotidiano di incidenti, ma anche per i pedoni. Mi sembra di non aver visto ancora nulla. Questo è grave, è grave sia perché non è buona amministrazione, sia perché si trascurano delle problematiche importanti. Ma io mi voglio augurare che sia stata soltanto una dimenticanza, non una cosa, diciamo, trascurata da entrambi.